Tu sei in gamba, io l'ho saputo. E sei anche un bravo ragazzo. Parti, sta tranquillo. La ringrazio. Ma tornando ad Ain... Non preoccuparti, ho interessato la polizia. E anche mio figlio compie delle ricerche. Papà? Abbiamo cercato in ogni posto, dappertutto. Non si trovano. Cosa? Idiota! Sei un vero buono a nulla. Alla prima difficoltà che trovi, ti arrendi subito, eh? Ma io ho fatto del mio meglio. Non è stato abbastanza. Continua a cercarli finché non li trovi. Signore, mi scusi. È meglio che vada. Sì, come vuoi. E di agli uomini di stare tranquilli. Farò tutto il possibile per ritrovare i vostri compagni, eh? Grazie. Allora, buonasera. Per oggi lo abbiamo sistemato. Ma state con gli occhi aperti alla fabbrica. Non voglio più errori. E sorvegliate quell'individuo. Giorno e notte. Sì, sì, signore. Papà, vieni. Senti. Ho scoperto dove abita quella ragazza. Ah, sì. Se vuoi, te la porto. Sì, portamela stasera. Una ragazza giovane è quello che ci vuole. Ciao. Ehi, come va? Salve. Non hai mangiato, vero? Grazie. E così ti è andata male stasera, eh? Il pallone non ti ha invitato al cinema. E che ti ha detto? Che ha parlato con la polizia? E che faranno di tutto per trovarli? Che schifo. È possibile che non te ne accorgi, ti prende in giro. E ci fai anche la figura dello scemo. Il sorvegliante. Non sei altro che un leccapiedi al servizio del padrone. Sei ingiusto. Perché lo tratti così? Non mi va, genio. Fosse me, lo caccerei via. Hai ragione. Ci ha deluso. Ma ormai è qui, che vuoi fare? Sì, d'accordo. Che resti se gli fa piacere. Ma appena ritorna Ain, quello deve sgombrare. Certo. Lo sai perché agiscono così? Loro sono preoccupati. Non te la prendere. No, non me la prendo affatto. Ma non devono pensare che io mi sia arreso. Seguita a cercare. Non devi scoraggiarti. Io ho fiducia in te. Farò un altro tentativo.
Sei venuto per me. Su, vieni, stiamo un po' insieme. Coraggio, andiamo. Hai visto Wu come fa? Ci sa fare con i clienti. Non gliene scappa uno. Vieni. No. Che faccia lunga, cosa c'è che ti tormenta? Dalla fabbrica sono scomparsi degli uomini e nessuno li ha visti più. Attento, o faranno scomparire anche te. Il tuo padrone è un uomo senza scrupoli. Mm-hmm. Rifletti, una fabbrica di ghiaccio quanto può rendere? Eppure lo hai visto tu il lusso in cui vive. Va avanti. Nascondono della roba dentro il ghiaccio. E tu che ne sai? Io ho vissuto con il tuo padrone per un po', guarda. Questi è stato lui a farmeli.